Bentornati su Detective Gallo, settimo episodio. Eravamo rimasti qui di fronte alla discarica. Dovevamo trovare un modo per entrare. L'idea era trovare qualcosa di grande. Spiegati meglio. Vuoto all'interno, da mettere sulla piattaforma. Poi presumo che essendo vuoto Gallo ci si infili dentro. Logica vuole che funzioni così. Nell'inventario non abbiamo niente del genere. Quindi, come succede in questi casi, io tornerei all'emporio. Torniamo in città e... Quello chi cazzo è? Cliente indeciso. Sembra indeciso su quale dolce comprare. Qui c'è il cliente indeciso, all'emporio c'era la cliente indecisa. Forse è il marito? Sei qui per addolcirsi la vita. Sta per fare un grosso errore. Io volevo dei frizzi frizzi. So che funzionano meglio della supercolla. Io volevo un doppiaggio migliore. Gli ultimi che avevo li ho regalati al mio gallo. Desidera altro? Un dolce che mi aiuti a riattaccare un'anta dell'armadio. Mi spiace, ma di molto appiccicoso ci sono solo i frizzi frizzi. È una venditrice di mia conoscenza. Molto appiccicoso. Forse è doppiato male perché è uno di quelli che ha donato i soldi per sviluppare il gioco e gli ha detto, toh, fai il cliente indeciso. Li hanno messi nei personaggi un po'... Non mi interessa, è comunque doppiato male. Dicevamo, torniamo all'emporio. Povero, il fiorellino è morto. Eh beh, tutti morti sono i fiori. Era carino, sembrava così gracile. Invece di stare lì a perdere tempo, trovi il colpevole. Prendiamolo. Provi a toccarlo e si ritroverà con la testa sottoterra. Fastidio che mi dà quel tipo. Mi piace però il tono che ha usato. E ti risveglierai morto, sotto un cipresso. Cos'è successo al suo delizioso fiorellino? Era da stamattina che non lo innaffiavo e non appena l'ho fatto poco fa è appassito. E poi cosa... Basta farmi domande! È un investigatore? Investighi! Ok, investighiamo. Forse l'UFO può tornarci utile. Sì, mi sembra la cosa più grande e più vuota che ci sia in questo posto. Prendiamolo. Non ci tengo per niente. Mettiamocelo in tasca. No. In un barbecue. Testa di Luigino. È vuota dentro. Ti pare che Luigino sia intelligente? Chi mai vorrebbe la testa di un peluche sorridente e con gli occhi dolci? Io? Non ho ancora il senso del macabro. D'accordo. Ok, qui non c'è niente. Chiaramente mi sa che non possiamo tornare in ufficio. Abbiamo perso la chiave. Sono sempre di parola con me stesso. Purtroppo però non ho la chiave con me. Appunto. Che avanza? Avanza solo la casa di Phil Cloro. Sono piante morte e basta lì. Andiamo a vedere. Ma no! Ma sono... Ma pure le case! Le ville albero sono appassite! Ha pure il fiore sul cartello! Regola numero 135 di Gallo. Più le ville sono costose, più vengono derubate. Pure le foglie hanno rubato sto giro. Sono il Detective Gallo. Ma ha parlato... Ha sentito solamente lui. Che c'è qui che può tornarci? Lo scrigno. Lo scrigno. È chiuso. Perfetto per entrare nella discarica. Allora, va bene, lo dice lui. Posso prendere in prestito il suo scrigno? Quello scrigno è un carissimo oggetto di famiglia. Quindi non se ne separerà mai? Certo che no. A meno che non sia assolutamente costretto a farlo. Costretto? Da qualcuno? O da qualcosa. Ah, e da cosa? Non mi faccia parlare, detective. Ok, chiederò a chi ne sa più di lei. Informatore? Sì, facciamogli arrivare una chiamata dall'informatore super mafiosa Phil Cloro. Ancora tu. Chi altri riempirebbe la tua vita vuota e solitaria? Noi informatori siamo destinati alla solitudine, una condizione necessaria per fornire soffiate di qualità. Ti secca che la tua voce ti abbia condannato a questo lavoro? Un po'. Ma è l'informatore che fa quella voce? Vuoi avere quella voce che ti rende un informatore? Devo convincere Phil Cloro a sbarazzarsi del suo scrigno. Semplice. Basta rendere l'oggetto pericoloso per le piante. Geniale. Ma come faccio? Altrettanto semplice. Cospargi lo scrigno di tarli mangiaceramica. E il gioco è fatto. E dove li trovo, questi... Tarli mangia ceramica. Non si trovano, si attirano. Puoi richiamarli con l'attiratarli. Non sembra una cosa semplice. Infatti non lo è. È una sostanza speciale che non esiste in commercio perché è un mio brevetto. Pure inventore. Ora sei anche chimico part-time? Non cambiamo argomento. Per creare il tuo attiratarli, devi soltanto mescolare vernice fresca con un
una larva di fogna. Soltanto. Mi devi un favore. Una manciata di semi rarissimi di filcloro. Li prendo come compenso. Ci mancava l'informatore col pollice verde. Beh, ragazzi, alla fine prova contraria, la vernice ce l'abbiamo. Ci manca la larva. Che era davanti all'entrata della discarica. Giusto. Era lì che entrava e usciva dal buchetto. Andiamo a prenderla. Perché non c'è un modo per arrivare dall'altra parte in maniera più rapida? No, con spazio lo fermo pure, sorry. Eccola qua la larva. Schifosa quanto basta. Sì, fa veramente schifo. Prendila! No. Regola numero 288 di Gallo. Non si fa così. Le cose più schifose sono quelle di cui hai sempre bisogno. Le prendono col becco dal buco i tuoi galli, non è un vero gallo. Adesso dimmi un gallo che prende con le ali le cose da terra. Ora che ci penso, il gallo non ha un pollice opponibile. E i galli solitamente non indossano impermeabili gialli e si atteggiano da investigatori. Okay, ma non so come mai, eh. Smetto, ok, va bene, la smetto. Ora, se prendiamo la larva e la intingiamo nella vernice, dovremmo poter ottenere il nostro attiratarli. La larva deve essere di fogna. Solo così posso creare un attiratarli. La discarica non va bene. Poccela nello smegma lì. Non si può? Effettivamente potrebbe essere un'idea. È un'azione idiota. Vabbè. E io ancora non lo sono. Ah, se lo dice lui. Okay. Aspetta. La fogna qui sotto. Ah, ok, sì. È lui che lavora all'impianto fognario. Ehi, cosa vuoi fare? Puoi inzuppare per me una larva nelle fetide acque dove lavori. Percepisco del sarcasmo. Ma forse mi sbaglio. Da qua. Beh. Ecco. Ora puzza di fogna. Contento? Non immagini quanto. Ma ci ha sborrato sopra o l'ha messa nella fogna? Se la combiniamo con la vernice... Bene, ora ho il mio attiratarli. Yes! Mi piace come non si sia fatto domande e abbia intinto la larva nella fogna e ce l'abbia ridata così. Nella norma, succede sempre tanto. Ora, se cospargiamo il baule di questa sostanza... Arrivano i tarli, gli diciamo che, uè, meglio che sposti il baule e poi muore tutto, e ce lo regala. Delicato. Il mio scrigno è diventato un ricettacolo di tarli mangia ceramica. Non può più tenerlo qui. No, in effetti no. Diffonderebbe tarli dappertutto. Sì, in effetti sì. Le sue piante non avrebbero scampo. No, in effetti no. Mi offro di gettarlo nella discarica. Ovviamente gratis. Grazie. Lei sì che è un professionista. Regola numero 41 di Gallo. Non c'è limite alla larghezza di una banale tasca. Ah, si spiega tutto. È Doraemon, non poteva dirlo prima. Stiamo veramente facendo una catapulta umana con Gallo e uno scrigno in una discarica? Yes, proprio quello. No, perché mi tocca a me, voglio arrivarci prima. Sono i 7 secondi più sprecati della nostra vita. È la quarta volta che percorro questa parte di mappa. Scrigno tarlato. Pullula di tarli. E fra un po' anche di galli. Mettiamolo sulla piattaforma. Prima devo svuotare lo scrigno. Non sul cactus. Ma no! Tutti i semi. Mi sono solo una manciata di semi. Per il mio informatore. Non sia mai. Ora niente potrà fermarmi. E butta fuori di Fortnite, è uguale. Identico. No! Ma no, ma come? Ma dai, antifisica sta cosa! Puntavo alla discarica e ora mi ritrovo nella torre dell'acquedotto. Ma non mi scoraggio. Devo solo trovare un modo per uscire da qui senza... ripassare dalla finestra. Devo accedere alla cisterna, anche perché l'alternativa è una bella caduta nel vuoto. Ma... Non facciamoci domande, era scriptato il gioco così, doveva succedere questo. Dove siamo finiti? Nell'UFO siamo finiti. Ma guarda quante cose con cui interagire, ma Cristo! Perché pure i mattoni? Un banale anonimo mattone. E non è un dio. Qui cosa abbiamo? Un armadio porta attrezzi. Dovrebbe contenere gli strumenti per la manutenzione di questo edificio. Vai, apilo, pigliamo il piccone di Fortuna. Skinny! Che ci fai qui? Raga! Ma questo easter egg? Non me l'aspettavo. Scheletro! Uno scheletro nell'armadio. Ah beh, completamente senso. Prendiamolo, dai! Ne ho uno anch'io. Nel mio armadio personale.
No. Ne vorrei uno anch'io. Non possiamo parlarci, ma no. Ma come? Quello sta lì. Rullatore incrostato. Non ha le pile ed è incrostato di crema pasticcera. Fa il caso nostro. Lo prendo. Lo prendo. Lo voglio. Anche se non sono un tipo che cucina. Qui c'è un peluche. Tenero e soffice. Lo voglio. Tubi rattoppati. Trasportano l'acqua dalla torre all'intera città. Proviamo a interagirci? Non sono un idraulico e credo non lo sarò mai. Ma sono rattoppati da quel filo o sono ostruiti che non passa l'acqua? Non ho mica capito io. Frammenti di vetro. La mia caduta è stata più distruttiva del previsto. Proviamo a raccoglierli? Non voglio bucarmi le tasche raccogliendo quei frammenti. Regola numero 602 di Gallo. Quando le prove si trovano sul tuo fondoschiena, sono attendibili. Nel senso che ne hai ancora di alcuni ficcati nel culo perché c'è finito sopra? Cosa? Ragazzi, non ci rimane che usare la scala e salire in cima. Ma direi che possiamo lasciare tutto ciò a un prossimo episodio. Un pochino di suspense come le vecchie volte. In onore di Skinny. Pigliatevi la suspense. Arriviamo a 10.000 like per un prossimo episodio. Detto questo, dal camper c'è la spawn. È tutto, noi ci vediamo. Come? Come? Ma con un prossimo video. Asgana away.